cari ascoltatori di Radio Bruno e di Radio Bruno TV, siamo oggi finalmente, dobbiamo dirlo, siamo riusciti ad avere dal vivo, non al telefono, questi tre meravigliosi ospiti. Due meravigliosi. Qual è quello che non è meraviglioso? Ma, noi che, due, lui. Ma che ci si vede dietro queste spugne? Non lo so, bisogna vedere un attimo le mani. Nelle basse. Scusa, non me le basse. Ma è per la saliva, per trattenere la saliva. No, è per lavarsi le ascelle. Non possiamo svelare questo. Esatto. Ognuno può interpretare. Io ci lavo le ascelle dopo. Meno male che sono spettacolo. Fosse Ermenegildo, pensa come sarebbe grande. E con questa battuta. Grazie, arrivederci. Era la battuta per presentarli, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni. Buongiorno a tutti. In un salve. Tour serratissimo. Mamma che mia, dicevamo guarda. Poco fa, neanche Justin Bieber. No. Però poco fa dicevamo che i fan sono diversi. Le fan. E su questo noi abbiamo elaborato. Non è una teoria, non è una certezza. Allora, la cosa bella di questo spettacolo, a parte lo spettacolo, malgrado la presenza di Conte e Panariello, chiaramente, è il dopo, davanti ai camerini. Davanti ai camerini c'è proprio tre tipologie molto precise. Davanti a Giorgio non si sa perché ci sono tutti i calciatori, le fidanzate dei calciatori. Davanti a me, che sono il sex symbol, ci sono le veline dall'89 ad oggi. Davanti a Carlo Conti ci sono delle vecchie di 94, 95, 96 anni. Purtroppo, una cosa triste, Radio Bruno va detta, a Livorno ne è morta una proprio nel camerino, l'hanno tumulata nel camerino. Infatti, riconosci il camerino dei Conti perché c'è sempre una corona davanti. Pensavo dicesse perché c'è sempre del nero. Torniamo a Livorno, ci sarà la commemorazione del camerino di Carlo di questa sera, ora faremo una messa. Sentite, cosa ci potete raccontare di questa allegria allo stato puro? Voi 20 anni fa giravate insieme e siete qui dopo 20 anni di nuovo insieme. Non è facile. No. Gliene morì una anche 20 anni fa. Mi ricordo davvero. Ancora insieme perché io lo dico sempre e lo ripeto, perché ritengo che insomma non è una cosa facile condividere il palcoscenico con altre persone. Io poi sono abituato a essere un battitore libero. Leonardo lo stesso, lui qua, insomma, tutti e tre facciamo il nostro sporco lavoro da soli e non è facile mettere insieme tre persone sul palcoscenico. Credo che alla base, oltre all'amicizia, ma che secondo me non basta per condividere un palcoscenico davanti a tutta questa gente quando si ha la presunzione di fare pallasport, ci vuole anche un'ammirazione reciproca. Cioè io stimo Leonardo, spero, insomma, una stima professionale, vedete la faccia, non mi stima molto, però per i soldi fa questo e altro. E Carlo perché è un amico veramente, perché credo che ci stimi. C'è una stima professionale, esatto. E una stima anche umana, tra noi tre, esatto. E ci porta dopo 20 anni di nuovo a essere sul palco. Ho più stima di Leonardo come artista che non per i colori dei maglioni che sceglie, perché che però oggi è l'unico che oggi ci porta un po' di allegria, siamo tutti scuri. L'hanno richiamato in nazionale perché gliel'hanno appena regalato. Lui si veste di scuro per quello che ti ho raccontato, perché dopo che vuoi a Bologna qualcuno ci lasci il carzino, come si dice noi a Firenze, stiri però dopo 20 anni voi avete sempre qualche gag nuova da proporre, c'è sempre abbiamo lavorato questo spettacolo ci siamo messi a tavolino, abbiamo riscritto lo spettacolo con la filosofia e lo spirito di 20 anni fa, dove ognuno comunque mantiene il proprio ruolo, io spalla, loro fuori classe della comicità, però abbiamo scritto delle cose. Leonardo c'ha ancora le battute del vernacoliere. che legge sul vernacoliere, non si butta via niente, c'ha ancora mille barzellette di Gino Bramieri. Non capisco perché non sono sempre belle. C'ho anche le battute su Craxi, pensate. Lì infatti il pubblico si guarda e dire ma Craxi chi, capito? Adesso qui con questi panorami politici che cambiano velocemente tutto torna vedi, non si butta via niente. Sì, però è tutto scritto, molto scritto, cioè probabilmente il fatto che noi siamo tre amici un po' guasconi può sembrare che montiamo sul palco e diciamo due bischerate, arrivederci, non è così. Ci abbiamo lavorato, l'abbiamo scritto, è ovvio che poi depositata alla SIAE. Sì.
tutto regolare. È tutto regolare. Che poi, poi c'è la spontaneità del momento. E, la... e comunque, oh, guarda, li conosco da tanto tempo. Sta a sentire, ora c'è la battuta. Sta a sentire, c'è la battuta che si fa sempre. Sta a sentire, devo dire che devo dire che sono due fuori classe della comicità, ma hanno un momento di grazia comica, di vis comica, di forza incredibile. Vivono un momento di grazia. E visto che siamo un tre, siamo Grazia, Graziella. E il terzo lo lasciamo immaginare. Naturalmente. Questa è la battuta più bella di tutto lo spettacolo. Pensa quelle che si è buttato via. Che è l'unica che non abbiamo depositato la sera. Esatto. Ormai la diciamo così. Comunque avete un tour serratissimo. Tornerete ancora a Firenze con due date. Con il record. Li battiamo il record a 17 date. Quando arriveremo il 6 maggio, vero? 6 maggio abbiamo fatto la 17esima data. Quando arriveremo 1 e 2 aprile e poi il 6 maggio. Quando arriveremo al 6 maggio saranno 17 date, con il nuovo record di sold out al Mandela Forum. Il record di Firenze non sono tanto le 17 date, è che non è morto davanti ai tuoi Amerino sono tutte vive. Sono tutte vive. Questo è un record incredibile, non è neanche mai nazionale, internazionale. Non è mai successo. E poi avrete d'estate invece anche una data a Lucca il 29 luglio, quindi insomma sarete veramente in giro per tutto Italia. Sì. Toccherete tutte in città. Giro tutta Italia. Ti ha detto solo Lucca? No, dove siamo? Padova, Torino, siamo Torino, Milano. E poi vediamo, insomma, perché non siete mai stanchi? No, Roma. Perché ci divertiamo molto. Avete il physique du roll. Poi vi volete alzare e far vedere il physique. Abituati a fare lo spettacolo tutto da solo, quando capito, poi questo spettacolo è calibrato bene, perché quando ci sono io c'è un grande calore, l'hai visto, no? Lo vedrai, eccetera. Quando arriva Panariello è il momento WhatsApp, cioè la gente scrive a casa come va la bambina, ha fatto la cacca, le cose, capito? Quando arriva lui vanno bagno, capito? Vanno in bagno, però... le vecchine hanno un momento. Però tu prendi in giro Giorgio sui social, ma anche tu sei molto attivo social, eh? Certamente. Lo sappiamo. No, assolutamente. Le racconti tanto anche della tua bimba. Assolutamente, assolutamente. Saluto i parenti. Io sono il più asocial, proprio asociale. Io sono una via di mezzo fra lui e Carlo, cioè io sono un poco social, insomma. Io proprio social. Un pochino, dai. Cioè va più forte il fake. Lui c'ha un fake che va molto più forte. Molti credono di lui, che sia senza te. Mica male. No. Comunque è molto bello avervi ai nostri microfoni, perché a voi, in particolare forse a loro, ma insomma la radio è cara, perché è stata parte integrante della vostra storia. Anch'io sono cresciuto con le radio, ho iniziato con le radio, e per me è stata una palestra meravigliosa, perché tutti i personaggi che poi io ho fatto visivamente in TV eccetera o nei teatri, e prima li facevo alla radio, e quindi ti dovevi immaginare il pubblico. È un esercizio straordinario, cioè fai le battute, dici le cose con un pubblico immaginario. Addirittura quando ho cominciato io non c'erano neanche, come adesso voi avete i registi, il tecnico, si faceva tutto da il direttore della fotografia, e siete in onda e diretta, cioè all'epoca facevo tutto. Dicevo bene, ringraziamo Francesco alla regia, non c'era nessuno, erano tutti a pranzo, facevi tutto da solo. Quindi insomma, per la cosa che non sai, è che non c'era nessuno nemmeno ascoltarti. ma io sono all'inizio io sono convinto, perché quando ho iniziato nel 77, quindi i cartoni delle uova alle pareti, un mixerino, un microfono e un piatto solo, e facevi tutto da solo. L'FM ancora non era, eravamo abituati ad ascoltare le onde medie, quindi in FM c'erano due, tre emittenti e basta che nascevano in quel periodo, quindi sono sicuro che qualche volta dall'altra parte era difficile anche avere le radio, e anche in automobile di solito c'erano solo le onde medie. Ma scusa, ma ti ricordi, anni abbiamo ma fatto ti ricordi, ma ti ricordi quello che s'addormentò e si sentiva il disco? Nessuno telefonò, se non te telefonasti svegliando. Però pensa, tra l'altro era ancora Radio Fantasy, Bonsantino se lo ricorderà, ed era il Grigio che si addormentò, e è verso le 2 del pomeriggio. Ma la cosa bella è che allora il telefono naturalmente non, in studio non squillava, perché altrimenti avrebbe dato fastidio. C'era una luce che si accendeva, ma lui dormendo non si vedeva nemmeno la luce, per cui sentiva. Ma per quanto dormi secondo te?
guarda, da Piazza della Libertà fino alla Fortezza, quando trovai una cabina telefonica, perché non c'era ovviamente il cellulare, per fermarmi, prendere il gettone, chiamare e sperare che rispondesse. Però è rimasta una storia indimenticabile. Una delle storie. Io invece non dovevo andare in bagno o mi dovevo assentare un attimo per andare fuori a fumare, ok? Mettevamo i famosi Q-disc, ti ricordi il Q-disc, quello grosso che non finiva mai? Sì, che aveva quattro pezzi. Sono diventate delle cose da mercati di antiquariato. Sì, esatto, esatto. Allora, visto che voi siete esperti di musica, sicuramente, avendo lavorato in radio, adesso vi chiedo di scegliere, però dovete mettervi d'accordo, sì, una canzone che vi piace. Beh, non perché tre, no. Una, per no, una. Ora una, poi magari, guarda, se fate i bravi. Noi abbiamo individuato in quella canzone dei Coldplay che mettiamo anche all'inizio il senso di questo spettacolo. C'ha talmente un'energia quella canzone che, come l'abbiamo sentita, abbiamo detto iniziamo con questa. Il titolo della canzone è In the World Hot Ballet in the Wheelies of Feminine. Doveva dire Full of stars. Un cielo pieno di stelle. Ah, ecco, basta da dire. Un cielo pieno di stelle. Che ci vuole? Eccoci, Eccoci tornati. Lo sai perché l'abbiamo fatto anche di mettere questa canzone Coldplay? Per fargli arrivare un po' di SIAE, poverini. È un gruppo, no, è un gruppo. Voglio dire, c'è veramente uno spirito fuori. Con voi è Natale ogni giorno. Qualcosa, capito? Anche perché siamo tornati. Tra Coldplay e Cucini di Campagna. Sì, Cucini di Campagna, la casa in campagna ce l'hanno. Sì, che i Coldplay la devono. Il mare non gli interessa. C'hanno il muto aperto e allora bisognava fare questo omaggio. Allora, siamo ritornati qui con questi nostri meravigliosi tre ospiti che adesso ci faranno un saluto particolare per i nostri ascoltatori di Radio Bruno e di Radio Bruno TV. Io non ascolto altro che Radio Bruno. E qui quando benissimo. La radio è spenta su Radio Bruno. Benissimo, quindi io più di così non posso dire. È la mia. Io ho fatto questo tour dicendo: ma scusate, ma quando ci viene a intervistare Radio Bruno? Ci viene a Bologna. Allora a Bologna bisogna farla per forza, perché i saluti a Radio Bruno vanno fatti. Io naturalmente per anni non ho mai ascoltato Radio Biondino, qualche volta Radio Morettino, però Radio Bruno è sicuramente. Questo è troppo. Non l'avevo capita. Radio Biondino. Scusa, ovviamente sentiamo Giorgio come chiude. Io invece, a nome di questi due cialtroni, perché sono alla fine. Volevo ringraziare Radio Bruno per tutto quello che ci ha, la grossa mano che ci ha dato per promozionare, mettiamola proprio com'è, il nostro spettacolo e per farci arrivare tanta gente sempre di più ai nostri spettacoli. Si è pagata? La pubblicità su Radio Bruno si è pagata. Che dici? Scherzava. E allora nulla, mi rimando. Sai che comunque abbiamo un legame stretto anche con Radio Bruno, perché c'è stata la fusione con una famosa radio toscana che era Radio 4, dove abbiamo anche lavorato per periodo con Bolognesi e tutti gli altri, quindi è anche l'occasione per essere molto legati a Radio Bruno. Allora il vostro cuore batte. E poi è anche la radio della Fiorentina, no? Con David Guetta, no? Quindi, insomma, bravo, molto preparato. E allora grazie per grazie essere stati voi. Con noi. Non so, me l'hanno detto loro perché io non l'ascolto mai. Ciao Radio Bruno! Scherzo! Vi aspettiamo in teatro! Ciao! Se siete anziane, non ascoltate Radio Bruno e neanche Carlo Conti. E non andate a salutare Carlo Conti. Ciao. Ci vedete qua.